tra deserti e città, paura lui non ha. Vortice che incombe sulla terra è già qua, ma lui ci salverà. Farà. Farat e compagni cercano di chiudere l'enorme buco nero apertosi da tempo a Silvermoor. Ma solo a Tilda è permesso di avvicinarsi e con l'affettuoso aiuto della foresta amica sconfigge la tenebra e riabbraccia il padre tornato in sé. Farat! Quindi tua madre è diventata una specie di spirito della foresta e ha tenuto lontano noi perché sapeva che solo tu con il suo aiuto avresti vinto la tenebra. Sembra pazzesco, lo so. Eppure io sentivo che nella foresta c'era qualcosa di speciale. Qualcuno che mi proteggeva e che mi vorrà sempre bene. Ormai non mi stupisco più di nulla. E poi è bello aver ritrovato qualcuno a cui vuoi bene e che pensavi di avere perduto. Esatto, correttamente corretto. Vieni, voglio mostrarti una cosa. Guarda, la polvere lucente è stata di nuovo contaminata dal contatto con la tenebra. È come se facesse da calamita, il che significa che dobbiamo cercare tutti i vortici oscuri e buttarci dentro questa polvere. A poco dovremmo recuperare tutto il Namirash, lo scorpione nero. È la strada giusta da seguire, ma come possiamo sapere dove e quando si manifesteranno i prossimi vortici? Non ne ho la più scorrettissima idea. Ora però stiamo un po' con tuo padre. Si è ripreso, godiamoci questo momento. Vieni, torniamo subito a casa. Farat, è bello averti ritrovato. Non mi avevi perso, te lo assicuro. Tilda, tuo padre è voluto andare via. Se n'è andato? E dove? Ha detto che era molto in ritardo e doveva andare subito in miniera. E non lo avete fermato? Io ci ho provato, ma non è affatto facile discutere con tuo padre. Credo di sapere dove è andato. Pale e picconi, un minatore senza miniera è come un calciatore senza pallone o un nuotatore senza piscina. Un tennista senza racchetta. Papone, eravamo in pensiero, mi dici che ci fai qui? Come che ci faccio? Sono venuto a lavorare. La miniera è chiusa da 2 anni. Potevano almeno avvertirmi. L'hanno fatto, Nigel, non se lo ricorda. Ti hanno anche assegnato un nuovo lavoro, ti piaceva? Ma va, davvero? Sei la nuova guardia forestale di Silvermoor, non te lo ricordi? Hai anche la divisa. Venga con noi, Nigel, andiamo a casa. Ben ha preparato dei fantastici borek. E chi è Ben? Non importa, Papone, vieni, appoggiati. Mi sento un po' stanco. Papone è ancora scosso. Per aiutarlo devo prima capire come sta esattamente. Ora vorrei farti alcune domande di cui dovresti facilmente conoscere la risposta. Mi servono solo per verificare un po' la tua memoria, va bene? Comincia. Quanto è grande la foresta di Silvermoor? 5.735 ettari, ma prima del disboscamento del 1963 erano 6.250... Signora Smith, la prego, non si intrometta! Questo non è uno scorrettissimo quiz, è un test per riacquistare la memoria. Deve rispondere solo mio padre. Beh, ma se lui è lento... Venga con me, lasciamoli un po' tranquilli. Giù le mani, friggitore da strapazzo! Giusto. Mi insegni lei come si cucina. Ad esempio quella assoluta delizia che ci ha fatto per cena. Le è piaciuta? Ci aggiungo un po' di pancetta macerata in salsa di fragola per mezza giornata. Geniale! Davvero geniale, grande cuoca! Qualcosina ci capisco. Mezzo secolo tra le pentole. Cambiamo test. Vediamo, se io ti dico pale, tu cosa aggiungi?
terra da scavare? E piccioni? Prova con qualche altro tipo di memoria, più pratica. Correttamente corretto. Ora faremo un test di memoria visiva. Ti mostrerò tre carte. Attento. Asso di picche, re di cuori, fante di quadri. Memorizzato? Sapresti dirmi dov'è l'asso di picche? Bravo, papone! Beh, l'ho riconosciuta perché è segnata. Ci giocavo con gli amici. Cosa? Tu bari a carte? Io? No, non esageriamo. Cioè, solo un pochino. Ma era solo per divertirci un po'. Mica giocavamo a soldi. Usavamo addirittura tappi di bottiglia come fish. Tutto questo è correttamente scorretto! Però il test è riuscito. Il segno sulla carta se l'ha ricordato perfettamente. Mrak, come fa a divertirsi così con quella? Lui è il predestinato, ha una grande missione da compiere. Stanno bene insieme, vero? Ben, mi hai spaventata. Da quanto sei qui? Io? Soltanto da questo momento. E tu? Perché non vieni dentro? Non lo sai che chi si ferma alla finestra sente soltanto l'odore della minestra? Preferisco stare un po' per conto mio, grazie. Ali, che ci facevi nel camino? Prove di oscurità, roventi sabbie. Voglio tenermi pronto per il prossimo buco nero. A questo proposito, ascolta. Ali! Perché non ti fai prima una bella doccia? Zitto e ascolta, ho intenzione di preparare delle nuove pozioni che siano realmente a prova di Namirash, non come l'ultima volta. Cioè, quando ci siamo ritrovati tutti a lampeggiare come fari nella notte, davvero un successo senza precedenti. Spiritoso! Comunque, per procedere avrei bisogno della polvere magica. Preparerò le pozioni a stretto contatto con la sabbia oscura del Namirash. In questo modo ne studierò l'azione e potrò annullarne l'effetto negativo. Cioè, come un vaccino. Bravo, Ali! Tieni, mi sembra un'ottima idea. Brava ragazza, allenati che ne hai bisogno. Mi sto sfogando, non mi sto allenando. Beh, è quasi la stessa cosa. L'unica differenza è che con l'allenamento riesci a disciplinare e controllare la rabbia. Ah, questo è il segreto di tutto. Disciplina, disciplina. Ti annoio, eh? Voi giovani la volete tutta facile, ma non è così, mi dispiace. Nella vita bisogna impegnarsi con tutte le nostre forze. Quando si vuole ottenere qualcosa, bisogna usare ogni mezzo. Ogni mezzo, hai detto? Certo, ogni mezzo, nei limiti della correttezza e dell'onestà, si intende. Ma quella non è la polvere di Shariman? Dello Shariman, ma anche del Namirash, luce e tenebra mischiate. Con questa mi preparo ai prossimi incontri con i dannati. Buchi neri. Come vedi, anch'io non la smetto mai di allenarmi. Mi tengo sempre in esercizio. Posso farti da apprendista? Figliola, ci vogliono anni e anni di duro lavoro per diventare un geniale alchimista come il sottoscritto. E poi tu non sei uno scorpione. Guardo soltanto come fai, per favore, Ali. Anche un genio come te all'inizio avrà dovuto imparare. Beh, sì, in effetti. Io devo la mia sublime arte al mio incomparabile maestro Aladino, ma stiamo parlando di tanto, tanto tempo fa, figliola. Il mitico Aladino, il più grande alchimista del XIII secolo! E tu l'hai conosciuto! Questo è molto, molto caro show! Più che conosciuto, ero il suo allievo prediletto, lo dico con orgoglio. E se sono vissuto per tanti secoli è stato grazie alla sua pozione Eternilla. Ti supplico, insegnami, Ali Sayed, farò tutto quello che mi dirà. Beh, come combattente vali meno di un granello di sabbia, ma considerando che alla mia veneranda età si ha diritto ad avere un assistente. Grazie, grazie, non te ne pentirai. Va bene, diamoci da fare. Cominciamo dall'Invisibilla, così Rashid la smetterà di prendermi in giro. Questa autentica nebbia English fa il caso nostro, sei pronta? Pronta. Presa, maestro! Al laboratorio! Agitiamo bene e finalmente... Ora contiamo fino a 5! E 1, e 2, e 3, e 4, e 5! Ali! Ali!
Qualcosa non ha funzionato. Forse abbiamo esagerato con la nebbia. English non è invisibilla. Credo di aver creato la scomparilla. Che cosa posso fare, Ali? Ci sei ancora? Non ti preoccupare. L'effetto non dovrebbe durare più di un'ora. Almeno spero. Maestro, non ti sento più. Ci sei ancora? E adesso? Speriamo che torni presto. Se desideri fortemente qualcosa, devi fare di tutto per ottenerla. Ha detto di tutto. Avete fatto la scelta giusta. Il Collegio Superiore di Moskva avrà cura di vostra figlia. Laila è la bambina più dotata che abbia mai incontrato in tutte le Russie. È destinata a grandi cose, cose fuori del comune e addirittura prodigiose. Laila, figlia mia, vieni qui. No! Laila! Laila! Torna alle sorgenti delle sabbie. Torna alle sorgenti delle sabbie. Torna alle sorgenti delle sabbie. Laila. Laila, che stai facendo? Dov'è Ali? Perché sei sola con la polvere? Eccomi qua, è tutto sotto controllo. La ragazza mi stava facendo da assistente. Credo di aver capito in cosa abbiamo sbagliato il dosaggio. Provvederò. Che ne dici se correggo anche la guerrerilla? Fai quello che vuoi, ma ti prego, mi raccomando, la polvere di Shariman. Le stelle di Ashtarak erano 7, eccole qui. I 7 erano i guardiani che crearono i 2 scorpioni, lo Shariman e il Namiras. I guardiani provenivano da 7 diversi punti del pianeta. Vediamo. Il Namiras si è già manifestato in 3 punti. Helter Skelter, Australia. Pechino, in Cina. Silvermoor, Inghilterra. Da qui provengono 3 guardiani. Provo a trovare i paesi d'origine degli altri 4 guardiani. Vediamo. Qui dice Nanook delle terre iperboree. Le terre iperboree sarebbero verso il polo nord. Poi c'era Tukawa delle nuove terre. Le nuove terre potrebbero essere... Sì, proviamo! Le isole più remote del Pacifico, certo! E ora dice gelo d'Oriente. Che cosa vuol dire? Ah, forse ci sono! Devo fare il calcolo! Proviamo a combinare le coordinate in un algoritmo e... Karashow, Farad, Ali, Rashid, svegliatevi! Ho scoperto dove si manifesteranno i prossimi vortici, i buchi neri! Consultando il codice dei guardiani, mi sono accorta che i 3 buchi neri con cui abbiamo avuto a che fare sono apparsi nelle terre d'origine di 3 dei guardiani di Ashtarak. Silvermoor, Pechino, Helter Skelter. Correttamente corretto, Laila. I guardiani erano 7 e gli altri 4 venivano da questi luoghi. L'attuale Victoria Island a un passo dal Polo Nord, poi dalla zona di New York, dall'isola di Pasqua e dalla zona del vulcano di Kluchenskaya Sopka. In Kamchatka. Stai dicendo che è in questi posti che si manifesteranno i buchi neri? Karashow, questa è la mia teoria e sapendo dove si apriranno, noi saremo lì e completeremo la nostra missione. C'è un problema, però. Come facciamo a sapere dove e quando si manifesterà il prossimo buco nero? Mica possiamo aspettarli in 4 posti diversi.
Io un'idea ce l'avrei, ma ci serve l'aiuto di un'altra persona. Che ne dite della signora Smith? Ma dove mi state portando? Stia tranquilla, sarà come un gioco di società. A lei piacciono i giochi di società, non è vero? Per la verità li adoro, ma mi piace giocare in un comodo salotto tra persone civili. Non si preoccupi, garantisco io per la compagnia. Ecco, questo è il punto dove si è aperto il vortice, il buco nero. Ora sedetevi in cerchio intorno a me. Ogni cartello un nome delle 7 località. Dobbiamo andare. E questo che cos'era? Un esperimento scientifico? Scorrettamente scorretto, è nullo. Quando si tratta di forze arcane, io seguo altre forme di conoscenza. Questi sono solo vaneggiamenti senza nessun correttissimo fondamento. È vero, ma è altrettanto vero che molte decisioni le abbiamo prese semplicemente per intuizione. E un gran numero di importanti scoperte sono nate da un'intuizione del tutto casuale. Cara Shaw, ricordate Isaac Newton? Se non gli fosse caduta in testa la mela così per caso, probabilmente non avrebbe mai scoperto la legge di gravità. E poi non mi sembra che qualcuno stia proponendo un'alternativa valida. Vedo che la mia opinione non riscuote consensi. Fate voi. Io invece sono con te, piccolina. Grazie, papone, ma per questa volta dovremo dare scorrettamente retta agli altri. Allora è deciso, si va a New York. Ali! Con la mia nuova volatilla supersonica non ci saranno più problemi. Dunque, dove l'ho messa? Non la trovo. Ah, eccola! Perché quelle facce? Non è la prima volta che uso la volatilla. Guardati le ali! Per il pungiglione di un diavolo scorpione. Trasformazione ideale per un volo notturno. Andiamo. Rashid, se non ti decidi a fare una bella cura dimagrante, la prossima volta per tutte le sabbie del deserto ti mollo a terra. Ciao, papone. Mi raccomando, continua con i tuoi esercizi. Certo. Oh, non preoccuparti, Tilda. Lo aiuterò io. Ma senza farlo stancare, mi raccomando. Ciao! Torna presto! Mamma! Mamma, corri! Che c'è? Guarda, è passato l'uomo pipistrello! Guarda, c'è anche Eagle Man e Super Spider! Ma è vero, l'ho visto! Mi dispiace, Jordi, per questa settimana niente cartoni, finisci i tuoi compiti! No, non è giusto! Niente scuse! Uffa, però! Non sembra affatto male questo posto, soprattutto c'è silenzio e tranquillo, perfetto per accamparsi. Dice il salmo! Ecco l'uccello sterminatore calato dall'alto dei cieli nel profondo della notte per punire Babilonia! Ecco, ecco la punizione che si abbatte sui peccatori di Babele! Voi tu dici che questo ce l'ha con noi? Sì. Lui che crede in me, ma non credete in voi se non credete in lui che non crede in me! E se non ci credete... siete dannati! Colui che crede... Ma che sta dicendo? Credendo raggiunge la meta e si purifica! Eh? Ali, su, sbrigati! Dai troppo nell'occhio! E soprattutto dai alla testa di quel matto! Bollenti sabbie, è lui che dà la testa a me! Dov'è? Ah, eccola! Normalilla! Che sarete ravveduti! Ah, meno male! Oh!
guardate, peccatori! L'uccello sterminatore ha assunto le sembianze del demonio, dell'immondo scorpione venuto a diffondere il suo veleno tra le pecorelle innocenti! Fermatelo! Fermau! L'immondo scorpione? Sai che non è niente male come complimento a Lì? Roventi sabbie! Ora lo sistemo io! No, è meglio squagliarcela prima che quel tizio attiri altra gente! Andiamo! Oh! Fermate i figli del demonio! Fermateli, vi dico! Sento puzza di zolfo, tanfo demoniaco! La fine del mondo è vicina! Lo sento, lo sento! Il volo notturno mi ha messo un certo languorino. Per fermare il languorino c'è bisogno di uno spuntino. Questa è la mensa dei poveri. Anche per me. L'odore è buono. Bene, che stai facendo? Niente, cucino. Grazie. Per tutte queste persone. Grazie. Sarebbe scortese mandarne via qualcuno. Hai ragione, ma ho paura che ci cacceremo nei guai. Guarda, che ti dicevo? Sta arrivando la polizia. Possiamo offrire Borek anche a loro se li vogliono. È un pensiero gentile, ma non credo proprio che accetteranno. Farad, sta attento! Ehi, piano! Farad, vieni via! Presto, Ben! Questa città è una gabbia di matti. E se sono così normalmente, figuriamoci se arriva il buco nero. Ah, già, è vero. A proposito, a me sembra che qui non stia succedendo niente. Forse perché con certi metodi scorrettamente improvvisati non si ottiene nessun risultato. A quanto pare mi sono sbagliata. Non lo sappiamo, è troppo presto per dirlo. E comunque ci abbiamo provato. Sai che ti dico? Trovalo tu un altro sistema, se ci riesci! Laila! Ma dove vai? Quando il cuore è deluso e ferito, meglio da soli che con un altro partito. Deve succedere! Deve succedere! Ehi, deve succedere! Hot dog! Cane caldo! Davvero tu mangi cane caldo? Io non lo mangio, lo vendo. E poi è maiale. Se è maiale, perché lo chiami cane? Senti, amico, il panino costa $1.50. Se ti va, sgancia la moneta, altrimenti smamma e lasciami lavorare. Mi hai capito bene? Guardate, uomini di Babilonia! È lei, vi dico! L'emissaria del demonio, l'angelo dell'Apocalisse! Ah! Oh! Ben, corri! Andiamo via! C'è tutto! Non mi sono sbagliata! Non mi sono sbagliata! È qui, eccolo! Laila aveva ragione, è arrivato il momento! Sabbia impazzita, diamoci da fare allora! Raggiungiamo il dannato buco e buttiamoci dentro la polvere di Shariman! Giusto, seguitemi! Attenti a non farvi spazzare via dal vento! È troppo forte, dobbiamo trovare un altro modo per avanzare. Giusto, devo usare una pozione, però fatemi pensare. E tu, ragazzo, intanto tieni pronta la polvere, eh? Il fodero, ma l'ho perso. Non ho più la polvere di Shariman.